Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente con FIFA 15 Ultimate Team di nuovo Road to Division 1. Perché? Perché l'avevo interrotto e ho deciso di riprenderlo? Perché mi era passata la voglia, come avevo lasciato intuire. E invece però ultimamente, insomma, l'estate è lunga e io ho voglia di giocare a giochi di calcio, ma è tornata un po' la voglia di giocare. Non volevo più però giocare con quella squadra di, beh, ormai fenomeni, insomma, avevo quella liga con Messi, ce l'ho ancora, la mia liga con Messi, Ronaldo, eccetera. Volevo una Serie A e con l'uscita di Team of the Season, che non avevo ancora visto perché sono usciti nel periodo in cui non mi interessava molto, insomma, sono andato a vedere e mi è venuta voglia di prendere questa squadra qua. Devo dire che costruire questa squadra è stato anche facile perché comunque avevo tanti crediti da parte e grazie ai price range ormai il prezzo dei giocatori non è più altissimo, soprattutto di quelli della Serie A, dei tots della Serie A. Comunque ho preso Buffon in porta, ho preso Florenzi che è fortissimo come terzino destro, poi Bonucci e Chiellini, sarebbe la coppia di ora adesso, Chiellini è a riposo perché ha un po' la forma fisica un po' bassa. Comunque ho preso Glick come riserva che con 86 è sorprendentemente fortissimo, anche se è un po' lento però. È comunque un ottimo difensore come terzo, come riserva. Poi vabbè, la fascia sinistra sempre scoperta storicamente ormai in Serie A, alterno col Evra, di meglio non c'è. Poi vedete che per la prima volta ho cambiato anche modulo, perché di solito io ho sempre giocato, sempre, da anni che gioco a foot, sempre col 4-1-2-1-2, con gli esterni larghi, perché non riesco a giocare con altri moduli. Ho voluto provare anche a cambiare modulo perché c'erano tanti centrocampisti centrali forti in Serie A e valeva la pena provare. Ho preso Nainggolan, sempre Team of the Season, Pogba fortissimo e poi qui il terzo alterno Pjanic, De Rossi, Pirlo, insomma quelli che ho. Vorrei prendere Vidal ma costa veramente tanto Vidal, quindi qual era? Non c'è il Team of the Season di Vidal ma c'era qualche carta speciale, non mi ricordo che carta fosse, forse sulla carta in forma, non mi ricordo poi. Ecco, c'era Marchisio che volevo prendere ma non si trova, probabilmente devono sistemare un attimino il prezzo perché sembra fortissimo Marchisio Team of the Season ma non si trova sul mercato, almeno nel momento in cui vi parlo. Poi Totti che ce l'avevo già, l'ho riutilizzato insomma come trequartista, dietro le punte che sono, in realtà sono tre le mie punte, le faccio ruotare, sono Tevez, Dybala e Icardi. Ora, vabbè. Tevez è fortissimo, Dybala è stata una sorpresa perché immaginavo fosse forte ma non credevo tanto. Dybala è un argento, eppure è veramente fenomenale. Credo che, non voglio esagerare, a parte che non sfigura per niente nella squadra oro, ma addirittura forse è il giocatore più decisivo che ho in questa squadra. Non vorrei esagerare, ma credo che se togliamo ovviamente i soliti Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, questa gente qui. Quindi subito dopo tutti i big, Dybala credo sia il giocatore più forte del gioco e comunque se andiamo a vedere il rapporto qualità-prezzo secondo me è la carta migliore del gioco perché si prende con mezzo milione che non sarà poco per carità, però non è neanche tantissimo in base a quanto rende e è veramente forte forte ma adesso lo vedrete. Comunque basta vedere che mi ha fatto 9 gol in 10 partite giocate, tra l'altro giocate neanche tutte da attaccante perché l'ho anche provato come trequartista. Veramente forte, forte, forte. E poi c'è Icardi che a dispetto delle statistiche che magari possono sembrare buone ma niente più, in realtà è molto forte. È molto, molto forte. E poi ha preso anche Luca Toni, ma Luca Toni l'ho preso più perché costava pochissimo, tanto per provarlo, ma in realtà non è niente di che. È solo un intruppone che la mette sempre dentro di testa e basta perché è lentissimo, deve velocità 40. Poi vabbè, l'Insigne che ce l'avevo già. E tutti questi erano quelli che avevo già comprato per la mia Serie A buggata, insomma. Più o meno questa è la squadra. Devo rinnovare anche il contratto d'allievi. Ok, a questo punto vi faccio vedere perché ho ricominciato a giocare che ero in divisione 4, mi pare. Sì, ho sprofondato in divisione 4, dovevo salvarmi, insomma. Avevo lasciato il gioco proprio in pessime acque. Ho ricominciato a giocare con questa squadra, sono subito salito in divisione 3 e alla prima stagione in divisione 3 ecco come sono messo, con 15 punti in 7 partite, mi mancano 3 partite per fare almeno 3 punti per la promozione in divisione 2, se riesco a fare 2 vittorie su 3 partite vinciamo anche il titolo. Quindi adesso andiamo a provarci e vediamo come va.
Questo proprio dell'intesa non gliene frega niente. Attacco con Falcao e Tevez. De Lofeu, Pedro, Modric, Silva. Vabbè. Miranda così indietro, sulla carta è battibile. Proprio per questo sarà una partita tosta sicuramente. Intanto non so se si sente il rumore di sottofondo del ventilatore, perché qui vicino ci ho sparato, perché altrimenti crepo dal caldo. Spero non dia fastidio. Ok. Tutto pronto con Dybala e Tevez sul pallone, si parte. Allora va Milan in piani, c'è la bandierina. Cross di Pjanic, verso Glick di testa! Palla fuori. Fuori di molto, in realtà aveva preso il tempo bene Glick. Peccato. Che recupera il pallone. Lanciato fortissimo Tevez. Il cross per Dybala di testa. Ecco, Dybala ha un punto debole, è proprio il colpo di testa perché è piccolino. Contrao. Aia. Pedro. Centra. Oh, Falcao, c'è il gol. Niente, Pedro è inarrestabile. 1-0. Pogba poi recupera il pallone. Dentro per Totti. Palla per Florenzi. Il cross dentro per Tevez. Palo, ovviamente. Oh. Vabbè, se ne fa un altro così questo. Ah, Buffon la para, meno male. Silva dentro. Glick, gran chiusura, la palla che resta in qualche modo a Silva. E Buffon fa una gran parata qui. Pangolan dentro per Tevez, buon pallone Tevez, il destro! Carlitos! Che gol! Di Carlos Tevez! Il destro al volo, gran palla di Ajan Pangolan, ma gran destro di Tevez. 1-1. Pallone ancora per Tevez, gran palla di Pogba. Tevez, Tevez! Bravo, non so perché ha tirato col sinistro, io volevo fare il tiro in giro di destro, vabbè. Cercare Falcao, c'è Florenzi su di lui, Falcao lascia scorrere, lotta con Florenzi, ovviamente alla meglio Falcao che diventa un fenomeno, Falcao non è così veloce, però vabbè. Ora gran chiusura di Glick, capisco perché Falcao è così forte. Va bene, Engolan, Dybala, per Pogba, 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 cos'è? Ah, niente, finisce il primo tempo. Totti. Sai, Pjanic dentro, pallone per Dybala, ecco Dybala, Dybala il destro, palo! È già la seconda volta, eh. Per Dybala, Totti, a spazio Dybala, ecco servito, se ne va Dybala, velocissimo. Dybala, Dybala il sinistro! Dybala! Dybala! 2-1! Qui un po' il portiere non è un granché perché il tiro è veramente debole debole. Neanche angolato, ma tanto basta per passare in vantaggio. Adesso dobbiamo assolutamente gestirla. Va Dybala, va Dybala, no, esci gol, va Dybala, fa qualcuno segni. Mamma mia, dov'è sta palla? Ce l'hai, lascia, ce l'hai, no, no, adesso siamo pure scoperti. Oddio, il cross. Falcao di testa, palla fuori, no, come angolo, ma come fa a essere angolo? Ma chi l'ha toccata? C'è anche il portiere dentro. Fa Silva, il cross con i pugni Buffon dietro in porta. Pjanic contrasta al momento del tiro. Oh, no, si sono tolti tutti, per quale motivo? Angolo ancora, si sono tolti tutti. Senza che io lo chiedessi, ovviamente. Quindi ancora un'occasione. Cross messo fuori da Florenzi e finisce qui. 3 punti pesantissimi, siamo in divisione 2. E adesso ci andiamo a giocare il campionato di fatto. Dybala decisivo anche stavolta comunque, insieme a Tevez. Magatim, Falcao, Diego Costa, Van Persie addirittura. 3 punti pesanti, mai vista una formazione del genere. Rooney a centrocampo. Una Premier League davvero strana, 3 punti pesanti non le vedevo insieme, penso dai tempi di Winning Eleven su PS1. Più o meno, quando giocavo con Ronaldo, Shevchenko e Babolieri, cos'era. Vabbè. Totti dalla bandierina.
al capitano, pallone fuori, per De Rossi, la botta al volo! Lloris, mamma mia. Ancora Totti, cross dentro, stavolta verso Chiellini, la testa di Pogba! Rooney sulla linea, clamoroso, l'ha tirata fuori dalla rete. Ancora Totti, ancora dentro stavolta, verso non so chi, forse non mi guardi, ancora angolo però credo, sì. Ancora Totti, la mette di nuovo fuori, dove c'è Evra, Evra, alla per Dybala che però la stoppa male, peccato, peccato e soprattutto attenzione, Diego Costa, Nainggolan, è fortissimo Nainggolan, poi Icardi, Totti, per Dybala che si è inserito, Dybala, Dybala, il destro, palo, palla che sbatte sulla base del palo e va sul fondo, abbiamo cominciato nettamente meglio. Poi Pogba, Dybala, in mezzo a due se ne va così, Dybala, dentro per Icardi, gran palla, Icardi, Lloris, grandissima parata, altra grandissima occasione da gol, perdiamo veramente il vantaggio. Poi Diego Costa, lotta con De Rossi, se ne va Diego Costa, entra in area Diego Costa, Diego Costa, il tiro, il primo tiro segnano, sempre così, il primo tiro segnano. Navas sul punto di battuta, pallone dentro e gol, l'ha perso, due tiri in porta, due gol, vabbè. Finisce qua il primo tempo, 2-0, risultato piuttosto bugiardo, no, pardon, 3 tiri in porta, bisogna essere onesti, non 2, 3 tiri in porta, 2 gol. Spostiamo Dybala a trequartista, mettiamo Tevez davanti. Togliamo Totti, vediamo un po'. A questo punto facciamo così. Icardi! Poi Nainggolan, Nainggolan, tira! Tevez, qualcuno ti importa però. Non fanno niente. Poi Florenzi, deve crossare, lo fa in questo momento. La mischia, c'è Tevez, cioè ci sono tutti, ma nessuno, tutti la prendono e nessuno ti importa. E allora va a bombare, come va a bombare la bandierina? Pallone dentro per Bonucci, traversa. Ah, grazie, grande Van Persie, che poi la mette dentro lui, bravissimo. Filo del gol 10. 2-1. Per Nainggolan, è partito Icardi, stavolta è buona la palla, Icardi. Icardi, Icardi, il destro Lloris, la mette in angolo, non entra. Ancora bombata la bandierina, cross, verso Bonucci che è solo, non la prende. Poi arriva Florenzi, la botta di Florenzi, Lloris, la palla resta lì. Icardi deve metterla dentro, la mette malissimo, malissimo, guarda dove l'ha messa Icardi. Diego Costa, vabbè sì, questo non è fuori gioco. Dove va Buffon? Dove cazzo va Buffon? Con il suo 90 di oro, ma come fa a uscire così un portiere? Escono in piedi, dritti. Pogba, il destro, ancora Pogba, ancora il destro, c'è il gol di Paul Pogba all'89esimo. Allora non serve più a nulla. E però non ci sarà nessuna ultimazione perché non si riesce a giocare, né da una parte né dall'altra. Finisce qui. 3-2. Vabbè, ci può stare, dai. Quindi chiudiamo questo video con la certezza matematica della promozione in divisione 3. 2, scusate, 2. Ma nel prossimo video ci giocheremo all'ultima partita il titolo della divisione 3. Quindi io vi ringrazio di aver seguito il video, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ditemi cosa ne pensate della mia squadra, se secondo voi posso migliorarla, in che modo, tanto i soldi a disposizione ce li ho più o meno, e niente, ci vediamo col prossimo video, appunto con l'ultima partita di questa stagione per cercare di vincere il titolo. Un saluto, ciao.